Non so suonare il contrabbasso, ma se permettete posso raccontarvi una bella storia. Ma che aspettate a batterci le mani? Aspettato 60 anni qui proprio che Milano si accorgesse del fatto che dipingo e facevo, e faccio ancora, allestisco, meglio dire, delle mostre all'estero. Milano invece era assente e finalmente, e dico grazie a coloro che mi hanno fatto questa proposta, ho la possibilità di mostrare tutto il lavoro di una vita, a voi soprattutto mi interessa, a voi che cominciate adesso a dover vivere questa vita. Non sono mai stato estraneo, non ho mai detto andate a cagare voi e la vostra città, perché soffrivo, anzi, ho partecipato, mi sono candidato per diventare il conduttore della città. No? Una cosa che mi ricordo da uomo di teatro è la difficoltà di rendere quello spazio che era un capannone di fabbrica, capannone di una fabbrica, piccola fabbrica, ma ci stanno, renderlo agibile, non tanto per le leggi, perché lì noi non si guardava più le leggi, ma in conseguenza dell'acustica, della visibilità, il problema di cambiare l'aria, il problema di riscaldare. Abbiamo dovuto impiantare una macchina per la produzione di energia elettrica, perché altrimenti per avere una tale potenza di energia elettrica bisognava fare delle pratiche che non finivano mai, non ce l'avrebbero mai concesse. Sarebbe entrato i pompieri, sarebbero entrate tutte le leggi, e noi abbiamo fatto tutto autonomamente e abbiamo coinvolto, lì è nata la morte accidentale di un anarchico, e lì è nato anche Pum Pum, che è la polizia, è un altro lavoro sempre nato dai dibattiti eccetera, che era tutti uniti, tutti insieme, ma scusa, quello non è il padrone, che ho fatto cosa, cioè facevamo veramente il teatro alla bocca, come si dice, cioè in conseguenza del discorso che veniva fuori nel dibattito. Napoleone prima andava matto per sto dramma e ogni sera con la sua mamma. Abbiamo fatto un movimento studentesco, un movimento di contestazione prima che nascesse in Francia. La prima volta che io ho letto Mistero Buffo è stato alla Statale di Milano, l'ho recitato lì, e loro è la prima volta che mi vedevano deviso, no? Questi ragazzini che avevano 18 anni, 20 anni al massimo. Io vorrei avere la forza, ne ho ancora tanta, ma avere la forza che avevo, in quel tempo avevo 50 anni ed ero proprio una forza della natura, perché lavoravo 12 ore su 12, insomma. Non smettevo mai di muovermi, di andare, andavamo nelle fabbriche occupate, Franca poi, una donna di una generosità, andavamo, voi non avete idea del numero di fabbriche in lotta che c'era in quel tempo a Milano, è per quello che poi ci hanno messo la bomba, perché c'era un movimento straordinario di presa di coscienza della classe operaia e loro, il potere ha avuto paura. Quando un gruppo di operai occupava, la prima cosa era la Palazzina Liberty, oppure via Colletta, oppure in altri luoghi dove ci trovavamo. Venivano a prenderci, a acchiapparci in qualsiasi posto. E il tempo in cui siamo stati costretti a dividerci in quattro parti, io per esempio, a me è toccato la Sicilia e ho girato tutta la Sicilia a fare spettacoli. E non me ne rendo conto, ma in certe sere
c'erano più mafiosi che non, che si divertivano, hai capito? Perché a un certo punto perdevano il contatto con la loro vis mentale e diventavano per breve tempo degli uomini, insomma. Abbiamo cominciato una delle prime, forse la prima proprio, puntata a parlare della mafia, che era la prima volta che la parola mafia era la prima volta che si sentiva nominare, era una cosa metafisica, astratta, inventata da un poeta pazzo. Tutte le infamità della società le tiravamo fuori. A un certo punto ci hanno detto no, basta, non ne fate più. O lo facciamo o ce ne andiamo. Dice, guardate che poi non lavorerete più qui, fate quello che volete, perché noi vi facciamo la denuncia per interruzione di servizio pubblico. Cioè, tutte le minacce possibili. Infatti, 15 anni, 16 anni senza poi poter tornare in televisione. Tanti, la vita, eh? È la carriera di uno, no? Noi ci siamo tenuti in piedi grazie al pubblico. Avevamo un pubblico che ci seguiva dappertutto, non dimenticava quello che noi avevamo fatto. Eppure voi, ragazze, piangete.